Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questo nuovo video del nostro canale dedicato a Dio e alla religione. Oggi vogliamo parlarvi di un tema affascinante e misterioso, che riguarda il nome del vostro angelo custode. Sapete che ogni persona ha un angelo custode che la accompagna e la protegge lungo il cammino della vita. Sapete che questo angelo ha un nome che lo identifica e lo distingue dagli altri angeli? Sapete come scoprire il nome del vostro angelo custode e come comunicare con lui? Prima di continuare però, ti chiediamo una gentilezza. Iscriviti al canale e metti mi piace al video. Ci aiuterai a raggiungere più fedeli e condividere le nostre storie. Te ne saremo grati. Gli angeli sono esseri spirituali creati da Dio per adorarlo, servirlo e collaborare al suo piano di salvezza. Gli angeli sono puri spiriti, cioè non hanno un corpo materiale come noi, ma sono dotati di intelligenza e volontà. Gli angeli sono numerosissimi, si dividono in 9 cori o gerarchie: serafini, cherubini, troni, dominazioni, virtù, potestà, principati, arcangeli e angeli. Ogni coro ha una funzione e una missione specifica nel regno di Dio. Tra tutti gli angeli, ci sono quelli che hanno il compito di essere i custodi degli uomini. La Bibbia ci dice che Dio ha affidato ad ogni persona un angelo per vegliare su di lei e guidarla verso il bene. Il Salmo 91 dice: «Perché ai suoi angeli darà ordine di te, di custodirti in tutte le tue vie». Gesù stesso dice nel Vangelo: «Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». L'angelo custode è quindi il nostro amico fedele, il nostro consigliere saggio, il nostro difensore forte, il nostro intercessore potente. L'angelo custode ci ama con un amore puro e disinteressato, ci conosce meglio di noi stessi, ci segue in ogni momento della nostra vita, ci aiuta a compiere la volontà di Dio e a raggiungere la nostra meta eterna. Ma come si chiama il nostro angelo custode? La Chiesa non ci ha dato una risposta ufficiale a questa domanda. Tuttavia, esistono delle tradizioni e dei metodi che possono aiutarci a scoprire il nome del nostro angelo custode. Vediamone alcuni. Un primo metodo è quello di consultare le liste dei nomi degli angeli che sono state elaborate da vari autori cristiani, ebraici e islami. Queste liste si basano su fonti bibliche, apocrife o cabalistiche, e contengono centinaia di nomi di angeli con i loro significati e le loro attribuzioni. Per esempio, possiamo trovare nomi come Michele, che è come Dio, Gabriele, forza di Dio, Raffaele, guarigione di Dio, Uriel, luce di Dio, Ariel, leone di Dio, Azrael, aiuto di Dio, Barachiel, benedizione di Dio, Cassiel, velocità di Dio, eccetera. Per conoscere il nome del nostro angelo custode possiamo scegliere uno di questi nomi che ci piace o che sentiamo affine a noi. Possiamo anche cercare il nome dell'angelo che corrisponde al nostro giorno di nascita, al nostro segno zodiacale, al nostro patrono, al nostro colore preferito, eccetera. Possiamo anche pregare Dio di ispirarci il nome del nostro angelo custode, o chiedere al nostro angelo di rivelarcelo. Un secondo metodo è quello di usare la numerologia, cioè lo studio del significato dei numeri e della loro influenza sulla nostra vita. La numerologia si basa sul principio che ogni lettera dell'alfabeto ha un valore numerico, e che sommando i valori delle lettere che compongono il nostro nome possiamo ottenere un numero che rappresenta la nostra essenza e il nostro destino. Lo stesso vale per il nome del nostro angelo custode. Per conoscere il nome del nostro angelo custode possiamo calcolare il numero del nostro nome e confrontarlo con il numero dei nomi degli angeli. Per esempio, se il nostro nome è Luca, il suo valore numerico è 3 più 21 più 3 più 1 uguale 28. Se riduciamo questo numero ad una cifra sola, otteniamo 2 più 8 uguale 10, e poi 1 più 0 uguale 1. Il numero del nostro nome è quindi 1. Ora possiamo cercare tra i nomi degli angeli quello che ha lo stesso valore numerico. Per esempio, il nome dell'angelo Metatron ha un valore di 1, perché 13 più 5 più 20 più 1 più 20 più 18 più 15 più 14 uguale 106,
e poi 1 più 0 più 6 uguale 7, e poi 7 uguale 1. Quindi possiamo pensare che il nome del nostro angelo custode sia Metatron. Un terzo metodo è quello di usare la meditazione, cioè una pratica spirituale che consiste nel concentrarsi su un oggetto o su un pensiero per raggiungere uno stato di pace e di armonia interiore. La meditazione ci aiuta a svuotare la nostra mente dai rumori e dalle distrazioni del mondo esterno, e ad aprire il nostro cuore alla voce di Dio e dei suoi angeli. Per conoscere il nome del nostro angelo custode possiamo meditare su una frase o su una immagine che ci faccia sentire vicini al nostro angelo. Per esempio, possiamo ripetere mentalmente o a voce bassa: Angelo mio custode, ti prego di rivelarmi il tuo nome. Oppure possiamo visualizzare nella nostra mente una scena in cui incontriamo il nostro angelo custode e gli chiediamo il suo nome. Possiamo anche ascoltare della musica rilassante o accendere una candela profumata per creare un'atmosfera favorevole alla meditazione. Durante la meditazione dobbiamo essere attenti a percepire i segnali che il nostro angelo custode ci manda. Può essere una sensazione di calore, di luce, di pace, di amore. Può essere una parola, un suono, un colore, un simbolo. Può essere anche una coincidenza, un sogno, un libro, una persona. Dobbiamo fidarci della nostra intuizione e accogliere con gratitudine il messaggio del nostro angelo custode. Cari fratelli e sorelle, vi invitiamo a riflettere su questa storia interessante e curiosa, che ci parla della possibilità di conoscere il nome del nostro angelo custode. Vi invitiamo a diffondere questo video a tutti i vostri amici e conoscenti, perché anche loro possano scoprire il nome del loro angelo custode e comunicare con lui. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per ringraziare Dio per averci donato i suoi angeli come nostri custodi e amici. Concludiamo con una preghiera finale. O Dio, Padre nostro, ti ringraziamo per averci creati e amati. Ti ringraziamo per averci donato i tuoi angeli come nostri custodi e amici. Ti chiediamo di benedire i nostri angeli custodi e di farci conoscere i loro nomi. Aiutaci a seguire i loro consigli e a imitare le loro virtù. Proteggici da ogni male e guidaci verso il tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Angeli custodi, pregate per noi. Voi che siete i messaggeri di Dio e i nostri fratelli maggiori, voi che ci accompagnate in ogni momento della nostra vita, voi che ci difendete dai pericoli e ci soccorrete nelle necessità, voi che ci confortate nelle tristezze e ci incoraggiate nelle sfide, voi che ci insegnate la verità e ci mostrate la via, voi che ci amate con un amore puro e disinteressato, voi che ci aspettate nella gloria celeste, pregate per noi. Angeli custodi, pregate per noi. Maria, Regina degli Angeli, pregate per noi. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. San Gabriele Arcangelo, annunciaci la buona novella. San Raffaele Arcangelo, guariscici dalle nostre infermità. Santi Angeli e Arcangeli, intercedete per noi. Amen.